ragazzi e ragazze, allora mi sono svegliata, mi sono fatta la doccia, oggi è domenica e filmerò questo video che secondo me sarà mille volte peggio del video che avevo fatto in cui vivevo la giornata al contrario. Vi era piaciuto tanto e quindi ho pensato ok, voglio fare un'altra cosa, un'altra challenge con me stessa, però una cosa che è anche divertente secondo me, almeno spero che sia divertente, che sarà divertente. Oggi voglio filmare questo video in cui per 24 ore vivrò come se fossimo ancora negli anni 90, ok? Io sono molto affezionata agli anni 90 perché insomma ero piccola, andavo a scuola, non lo so, ho tanti ricordi sulle cose che andavano di moda all'epoca, tipo che ovviamente io ancora ho, sono andata tipo da mia mamma a recuperare tutto, quindi roba Onyx, insomma tutte quelle cosine Diddle, ve le ricordate tutte queste cose? Mamma mia, io veramente sono impazzita e tante cosine vi farò vedere oggi, ma soprattutto la challenge più difficile sarà stare senza un aggeggio che noi abbiamo e che non avevamo all'epoca, ovvero il cellulare, l'avete capito? C'era il cellulare, io tipo avevo, mi ricordo tutti i Nokia possibili dal 5110, poi avevo l'8210, l'8310, qualcosa con il 7, poi avevo preso un Ericsson, il mio primo era un Alcatel giallo, orribile, tipo una cabina telefonica, poi che cosa avevo? E poi sì, man mano, fino a quando poi insomma sono arrivati gli iPhone, è cambiato tutto, sono arrivati gli smartphone, perché noi non avevamo WhatsApp, noi facevamo gli squilli, perché mandare un messaggio, fare una chiamata costava credito e quindi noi facevamo gli squilli. Quando ancora si pagavano, vi ricordate i costi di ricarica, tipo c'è roba allucinante? E quindi oggi io ragazzi, sì, sono senza cellulare, ma ho un cellulare proprio di quegli anni, cioè vedrete tra poco, ma la prima cosa che voglio fare per iniziare proprio questo video ed essere seri ragazzi è spegnere il cellulare. Eccoci, ci siamo. Spegniamo. Ok, slide to power off. Ciao mio cellulare, oddio è tipo un momento catartico, non so se ce la farò senza di te mio cellulare. Spegniamolo, tac. Ok ragazzi, il cellulare è spento. Penso che adesso inizi la vera challenge. Vi faccio vedere una chicca, una rovina che vedrete più tardi. Tada! Il Tamagotchi! Chi se lo ricorda il Tamagotchi? Io impazzivo. Ce l'avevo trasparente, azzurro trasparente con i tastini gialli. E poi ce l'avevo fucsia e viola, mi sembra. Comunque fucsia. E questo invece l'ho preso recentemente, ma è proprio degli anni 90, perché mi è ritornata la passione. Alcuni di voi lo sapranno, perché ne avevo parlato su Stories. E quindi l'ho rispolverato per questo video, il Tamagotchi. Ma non vedo l'ora di farvi vedere il mio cellulare, cioè mamma mia, veramente. Pensare che all'epoca avevamo il cellulare in bianco e nero, non si potevano far foto, infatti io ho pochissime foto di quando ero teenager ragazzi, cioè adesso tutti abbiamo, ma io all'epoca non avevo nulla, cioè non avevo, e con il cellulare non si poteva fare niente se non mandare messaggi, sms rigorosamente e chiamare o fare squilli appunto, che era tipo il ti penso degli anni 90. Quindi adesso bando alle ciance, vado a prepararmi perché noi oggi andiamo nella casa di campagna in piscina di Tomas, staremo lì, nella casa di campagna in piscina, nella casa di campagna di Tomas dove c'è la piscina, così andiamo a rinfrescarci lì un po' e poi Tomas deve fare anche un po' di allenamento per il suo ginocchio in acqua che gli fa bene. E ci vediamo dopo, adesso devo pensare all'outfit e ai capelli, che insomma sarà molto easy perché ci sono 37 gradi all'ombra tipo, quindi outfit e pettinatura molto easy, ma sempre anni 90. Ok, mi sono vestita e sono in imbarazzo a dir poco. Ho la maglia dei Blink 182 ragazzi, che ho preso quando sono venuti in concerto a Trieste. Io mi ricordo avevo tipo 14 anni, una roba del genere, e mi ricordo che nella loro canzone What's My Age Again dicevano nobody likes you when you're 23, cioè non piace nessuno quando hai 23 anni, e io quando ascoltavo questo pezzo di canzone pensavo 23 anni, che vecchi, cioè rendiamoci conto ragazzi, rendiamoci conto, e cioè questo flash mi ha, non lo so, mi ha quasi fatto emozionare e stranito tantissimo, perché non mi sembra vero che sia passato così tanto tempo. Comunque oggi rigorosamente maglietta Blink 182. Poi, questa la toglierò prima di uscire perché appunto fa caldissimo, però ve la devo troppo far vedere. E attorno alla vita ho la maglietta, guardate, tada! Ragazzi, taran, della Onyx, se la metto a fuoco magari, ok, è vecchissima e quindi tutta rovinata, ma ragazzi ricordiamoci della Onyx, guardatelo il logo,
Che ricordi, vabbè, adoravo la Onyx. Infatti, oggi andremo in piscina, ragazzi, con questo zainetto. Con questo zainetto, che era il mio zaino di tipo terza media o prima superiore, una roba del genere, non mi ricordo, notare se siete cresciute negli anni 90, voi non potete non ricordare lei, la pupetta, non so come si chiama, la ragazza simbolo, ce n'erano tante, del brand. Guardate il logo, mamma mia che ricordi, eccolo qua il logo, Onyx, che poi è sparita, ma noi eravamo tutte fissatissime con questo brand, io avevo di tutto. Sì, che è anche, cioè è anche parecchio nuovo, tra l'altro, strano, non devo averlo usato tantissimo, ma chissà che fine ha fatto la Onyx, però che ricordi. Altra cosa, ragazzi, beh, ovviamente ho ancora le ciabatte, ma pantaloni rigorosamente strappati, che andavano di moda anche all'epoca. E poi notare questa gemma che io ho trovato a casa della mia mamma, che tra l'altro non ho messo al contrario, e l'orologio, ve li ricordate, l'orologio anello. O anello orologio, ovviamente è fermo perché la batteria deve essere tipo si deve essere scaricata tipo nel 99, però mi ricordo, e ne ho anche un altro e ve lo faccio vedere, anche questo ovviamente fermo, mi piacciono moltissimo tutti e due, ero fissata per queste cose, infatti appunto ne ho due. Che ricordi, quindi questo è il nostro gioiello di oggi, ragazzi. Adesso vedo che cosa ho tra gli altri gioielli degli anni 90. Altra cosa, track, questo ve lo dovete ricordare. Sì, questa è una puntura di zanzara, non fateci caso. Questo ve lo dovete ricordare. Questo è l'anello che cambia colore, ragazzi. Io ero fissata con questo anello, ma fissata di brutto, ce lo portavo giorno e notte e tipo ne ho fatti fuori tre. E questo è l'ultimo che ho comprato, mi ricordo, che sta cambiando colore piano piano e andavano super super di moda all'epoca. Mi fa stranissimo indossarlo, cioè uscire così, veramente strano, però all'epoca andavano super di moda, quindi arm candy di oggi, questo è arm candy di oggi, dall'altra parte l'anello orologio, orologio anello, non abbiamo ben capito, però questo è quanto. Purtroppo tra gioielli eccetera non ho nulla che possa... Ah sì, tra l'altro ho fatto degli acquisti, devo farvi vedere, Dior e Chanel, e non ho nulla secondo me che possa andare bene per gli anni 90, forse questo orologio Casio, che penso proprio che appunto fosse di moda all'epoca, poi è ritornato. Poi sì, secondo me non c'è altro che possa andare bene per gli anni 90, direi di no, e nemmeno qui tra gli orecchini un po' più vecchiotti. Non credo di aver nulla. Forse questi possono essere un po' anni 90. Che ne dite, con questo rossetto molto neon? Ma sì, io direi di sì. Mamma mia, vado in giro veramente oggi. No, secondo me questi sono ancora più anni 90, ragazzi. Guardatele queste stelline. Se non sono anni 90 queste, io non so che cosa possa essere. Guardate le stelline in lacca colorate, veramente chiccissime. Però sì, quindi questi saranno i nostri gioielli di oggi praticamente. È arrivato il momento più atteso ma allo stesso tempo più temuto, perché mi sono resa conto che innanzitutto devo togliere la SIM dall'iPhone, quindi sono andata a recuperarlo e ok, e adesso proveremo ad usare questo adattatore, ragazzi, in modo da poter utilizzare, io spero possa andare bene. No, non va assolutamente bene, quindi questo sarà un po' un problema, perché devo in qualche modo adattare. Proverò a metterci un po' di scotch, ma sì, dai, magari va. Dovremmo adattare questa scheda a questo adattatore in modo da poter inserire questa scheda qui, ragazzi, qui e qui. Rullo di tamburi per questo capolavoro degli anni 90, ragazzi. Ta-da! Ebbene sì, il Nokia 5110 che io ho trovato su eBay appositamente per fare questo video, ragazzi. Notare che c'è anche il logo Omnitel, e chi se lo ricorda più, mi ricordo che una volta era Omnitel, poi Omnitel Vodafone, poi Vodafone Omnitel e poi Vodafone, ci hanno abituati all'idea piano piano. Mi ricordo le pubblicità con Megan Gale, vabbè, che tempi. E questo è il mitico, ragazzi, l'indistruttibile mitico Nokia 5110. C'è anche il caricabatterie, ma chi lo usava mai il caricabatterie? Qui la batteria ti durava 10 giorni, 7, 2 settimane, cioè era incredibile. E funziona, ragazzi, funziona
inserire carta SIM e adesso in qualche modo dovrò riuscirci ad inserire la carta SIM, vediamo. Cercherò di adattare, naturalmente girerò la scheda, ma c'è scritto il numero sulla scheda, quindi non posso girarla in video, ma adesso girerò il tutto e proverò ad appiccicarci un pezzetto di scotch per poi inserirlo qui, sperando che funzioni, ragazzi. Incrociate le dita perché non ho altro modo davvero se no di usare questo telefono e sarebbe un gran peccato. Questo è quello che ho combinato, non mi sembra molto dritta, ma proviamoci. Non ci posso credere, ragazzi, ma ce l'ho fatta, funziona, non ci posso credere, cioè, con lo scotch ho messo un sacco di spessore e funziona, ragazzi, la legge, cioè oggi tutto il giorno con questo. Per quanto riguarda la pettinatura, volevo fare una pettinatura, magari vi metterò la foto qui così sapete di che cosa sto parlando, una pettinatura con tante piccole mollettine, però non sono riuscita a trovarle e ne avevo tantissime e non so dove siano finite, non ho più nemmeno una. Quindi, una cosa che voglio fare, perché ho trovato questo elastico per capelli, ragazzi, questo anche è un cimelio, guardatelo meglio, cioè voglio farvi notare la bellezza, c'è una specie di mini pony attaccato appunto al tipico elastico di spugna fucsia, ovviamente, molto anni 90, perché questo è degli anni 90, era mio e lo usavo negli anni 90. Un'altra pettinatura tipica, comunque molto più semplice, molto più estiva, così dell'epoca, cercherò di riproporre una roba tipo come questa, però non so se mi riuscirà, faccio vedere la foto, poi vediamo. Ok, allora parliamone, ma questa è la pettinatura più anni 90 che io sono riuscita a realizzare, ragazzi. E adesso direi che con il mio mini pony nei capelli e pettinatura improbabile e maglia dei Blink 182 posso uscire, e il mio zaino Onyx. Ovviamente quando noi andiamo in piscina all'aperto, ovviamente sta per venire giù il finimondo, cioè guardate che roba. Cioè, forse sentite anche i tuoni in sottofondo, comunque questo è quanto. Tomas comunque, visto che è matto, è comunque andato in acqua. Volevo farvi vedere che per l'occasione mi sono messa anche il mio costume, che più ricorda gli anni 90, almeno secondo me, Baywatch, Pamela Anderson, costume rosso, più o meno, non avevo altro. Che cosa facevamo quando negli anni 90 ci annoiavamo o aspettavamo qualche amica o, che ne so, eravamo al mare? Sul cellulare, stavamo comunque al cellulare, non è che non stessimo al cellulare, stavamo comunque al cellulare, però che cosa facciamo? Giocavamo a Snake, e io mi sono ricordata di Snake e adesso voglio assolutamente fare una partita a Snake. Come si... non mi ricordo... ah sì, con questi! Oddio! Sì! Oddio, e questo era il nostro divertimento, rendiamoci conto. No! E poi diventava sempre più difficile perché il serpente appunto diventava sempre più, oh no, più lungo e andava sempre più veloce, quindi è difficilissimo ad un certo punto. Però dai, mi ricordo ancora come si gioca. Oh, vabbè, che figata. E adesso farò un'altra cosa perché c'è questa mia amica, è Giulia, la conoscete, che... le ho raccontato del mio video oggi e quindi mi ha detto ti farò gli squilli come negli anni 90, quindi mi ha appena fatto uno squillo, adesso lo ritorniamo. Restituiamo lo squillo, ragazzi, dopo tipo 20 anni, non so, 15 anni faccio uno squillo. Fatto. E dopo un po' ti ritornava di nuovo lo squillo. Eccolo qua, una chiamata senza risposta. Il famoso squillo, che ricordi. Mi è tornato lo squillo, ragazzi, vuol dire che... tu mi pensi, io ti penso, e poi si andava così tutto il giorno. Ok, Nicole decide di andare in piscina all'aperto e questo è il risultato. Cioè, mamma mia. Che cosa vi devo dire? Adesso mi metterò a giocare un po' a Snake, visto che l'unica cosa che posso fare è guardare la TV e giocare a Snake o fare squilli. E mi sembra così strano, ma sapete che cos'altro è molto strano? Mi sembra di avere più tempo a disposizione di quanto io non abbia in realtà, perché se io avessi qui il mio cellulare starei già rispondendo a tutte le email, avrei WhatsApp strapieno, Messenger, guarderei Facebook, poi nel frattempo mi arriverebbero altre 7 email, risponderei anche a quelle lì. Invece così mi sembra di avere molto molto più tempo a disposizione, nel senso che, non lo so, è strana questa cosa, mi sembra di non...
Non, cioè, non so cosa fare. Il problema sarà che poi, quando io domani accenderò il computer, anzi no, al computer l'ho lasciato a casa, ma già questa sera posso rispondere alle mail, perché grazie al cielo, negli anni 90 il computer c'era, internet c'era. Quindi adesso mi sembra di essere libera, però poi, quando arriverò al computer questa sera, avrò probabilmente 700 email, perché già ne avevo tipo 20, vabbè che è domenica, però in realtà mi arrivano anche di domenica. Quindi poi ci sarà da ridere, perché di solito il cellulare, perché è comodo, perché riesco a rispondere magari a quelle più veloci che non necessitano di tante spiegazioni eccetera, riesco a rispondere al volo dal cellulare, però adesso non posso, quindi sì, questa sera sarà un po' un casino, mi sa. E nel frattempo voglio farvi vedere un altro cimelio che ho trovato e scovato nella mia cameretta, insomma, a casa della mia mamma. Ed è il diario, ragazzi, supersonico di Diddle. Allora, chi non aveva questo diario? Se non avevate questo diario non siete nulla. Non sto scherzando, io avevo questo diario per 3 anni di fila. Ero strafissata con i Diddle, ma ancora lo sono in realtà. E ovviamente questo rosa. Guardate un po' la prima pagina, ragazzi, la prima pagina, 1° agosto, 1° settembre 2000, concerto, scritto in sloveno, concert, Blink 182, e proprio lì ho preso la maglia che indossavo oggi, ragazzi, e poi c'ho scritto wow, cioè, mamma mia. Poi ho trovato questo bigliettino che sinceramente io vi giuro non ho idea di chi sia questo Matteo. E questo mi aveva scritto: così finalmente ti rendi conto che non mi interessa il tuo numero di tel, ma te sei semplicemente stupenda e vorrei rincontrarti o incontrarti quando e come vuoi, Matteo. Matteo, io non ho idea di chi tu sia, non mi ricordo di te e non so perché sul retro c'è scritto: there was a psychopathic man who loved my normal friend. He said I'm one of punks. Un po' sbagliata sta roba grammaticalmente, but I think he drinks. Drunks, vabbè. He spend all of his days to call Nicole in all the ways. He calls and he breaks the balls. Psycho man, take the train and go away. Io vi giuro che non ho idea né di chi abbia scritto questo, né di chi sia questo Matteo, né, anche se la scrittura non è male, e non ho idea sinceramente di chi abbia scritto e composto questa specie di canzoncina. Vabbè, interessante, però cioè l'avevo completamente rimossa questa cosa. No, vabbè, poi questi adesivi, ne avevo tantissimi. Sì, ve li ricordate questi adesivi? Erano tutti glitterati. Sì, ne avevo un sacco. Adesso, visto che fuori il tempo è una schifezza, finiamo di vedere, perché ebbene sì, stavamo guardando videocassette anche nei giorni scorsi, e guardiamo il terzo film di Sissi, perché ovviamente non possiamo guardare DVD perché negli anni 90 non esistevano, non possiamo guardare Netflix perché ovviamente negli anni 90 non esisteva, quindi quello che possiamo fare è guardare una videocassetta, quindi questa è la videocassetta e siamo fortunati perché Tomas ha una grossa collezione di videocassette. Ragazzi, Back to the Past. Ci sarebbero almeno 20 gendarmi segreti nascosti tra i cespugli e dietro gli alberi per proteggere ogni mia mossa. Qui è sotto la mia personale protezione. Guardando questo film mi sono resa conto che noi diamo tanto per scontata la qualità dei film, delle serie TV che guardiamo, ma non dobbiamo dimenticarci che negli anni 90 la qualità era pessima e tipo su una videocassetta aveva qualche anno saltava l'immagine come qua. Vedete come salta tutto, ok? E quindi praticamente ti rovinavi gli occhi perché cercavi comunque di guardare il film anche se appunto era tutto rovinato. Cioè noi adesso con il digitale vediamo tutto in qualità perfetta, ma mi ricordo quando invece non era così e anche alla TV non si vedevano bene, non si vedevano i dettagli, non lo so, non c'era ovviamente l'HD come adesso, anzi neanche il definition c'era, figuriamoci l'high definition. E sì, e la diamo veramente per scontata. Vabbè ragazzi, ieri l'ho acceso per provare se la batteria funzionasse ancora. Ieri funzionava, ragazzi, oggi la batteria è scarica, non si accende più. Non si accende più, cavolo quanto mi dispiace. Volevo assolutamente giocarci, anche perché appunto
negli anni 90 non abbiamo tanto altro. No, non si accende, cavolo, devo cambiare la batteria, mi dispiace un sacco. Però ci passavo le ore a giocare con il Tamagotchi e non riuscivo mai a farlo diventare bello, non riuscivo mai a dargli da mangiare in tempo, a pulirlo in tempo, tutte quelle cose lì, e quindi diventava irrimediabilmente orribile, perché praticamente se non te lo filavi e non facevi quello che ti chiedeva, diventava bruttissimo e mi succedeva sempre. Tornati a casa da Gatto Denver. Ciao Gatto Denver, guardate che cosa ho rispolverato, guardate che portachiavi. Vi ricordate questi portachiavi? Io ne avevo un sacco, sia portachiavi che solo giocattoli così. Infatti ho trovato anche un coniglietto, se non sbaglio. E ho preso Topolino perché ha appunto il portachiavi, quindi l'ho attaccato alle chiavi. Sì! Mi ricordo che li staccavo sempre questi cosi. Era tipo una specie di antistress, infatti è un po' tutto rovinato. Però andavano tanto 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 di moda. È tornata a casa, mi sono ovviamente vestita di casa. E guardate che maglia ho scovato. La maglia delle Spice Girls, ragazzi, più anni 90 di così non si può. Anche qua veramente le Spice Girls, cioè io ero la fan più sfegatata delle Spice Girls che voi possiate immaginare. Avevo tutto 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 delle Spice Girls, quindi ovviamente ta-da! Maglia, super maglia delle Spice Girls, super larga e super comoda per stare a casa. Sì, qual era la vostra preferita? La mia era Melanie B. Inizialmente era Emma e poi Melanie B. Abbiamo cenato, nel frattempo ho finito anche di piegare tutte le cose pulite, eccetera, eccetera. A questo punto, dopo cena, mi verrebbe voglia di guardare un po' Netflix. Il problema è che non c'era Netflix, quindi non posso guardarlo. E sto seguendo Better Call Saul, che è una figata. Se vi piaceva Breaking Bad, dovete assolutamente vederlo. Sono alla terza stagione e non posso vedermi il settimo episodio perché Netflix, ahimè, all'epoca non c'era. L'unica cosa che posso fare con il mio computer qua è andare, teoricamente su YouTube non potrei andare, però negli anni 90 guardavo molto Dawson's Creek e tutte queste cosine qua, e poi volevo anche guardare un paio di pubblicità che negli anni 90 erano iconiche, quindi faremo uno strappo alla regola, andremo su YouTube solo però fingendo che sia la televisione per andare a vedere queste cose tipiche degli anni 90. Preparatevi a questo tuffo nel passato, ragazzi. Quanto mi sembrano piccolini poi loro. A vederli così mi ricordo che quando Dawson's Creek andava in onda mi sembravano grandi, perché erano grandi. Io avevo 15 anni, tutti gli attori ne avevano oltre i 20, comunque sulla ventina, e mi sembravano grandissimi. Adesso invece a vederli qui mi sembrano piccoli. Ma sentiamo la sigla, che purtroppo per motivi di copyright non potrò farvi sentire per intero, ragazzi, ma secondo me già le prime tre parole sono super iconiche. Ogni giorno lo vedevo, mi sa che andava in onda ogni giorno. Me la ricordo benissimo la sigla. Altra serie TV che guardavo tantissimo era questa, Sabrina vita da strega. Adoravo questa serie TV. Questo piacerà a Tomas. Eh? L'ultimo che voglio vedere è questo. Non so in quanti ve lo ricorderete, ma io ero ossessionata da questo telefilm. Non mi perdevo una puntata, ragazzi, non me ne perdevo una. Ed è Super Vicky. Oddio, te lo ricordi? Davvero? Oh, wonder. E lei, guarda. Guarda, pupetto. Guardala. Sì, sì, sì. Super Vicky. Adesso ti metto una roba che ti piacerà ancora di più. Anche questa super anni 90. Oh! Ah? Willy. Sì. Ammazza subito. Sì, sì. Ehi, questa è la maxi storia. Di come la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi qui con te. Ti parlerò di Willy, super figo di Bele. E ragazzi, noi stiamo andando a nanna. E volevo un attimino fare due constatazioni con voi proprio riguardo alla tecnologia e a come è andata questa giornata, che mi aspettavo fosse più difficile. In realtà, allora, inizialmente è stato difficile perché per qualsiasi cosa
sono abituata ad andare su Wikipedia, sono abituata a controllare il cellulare e quindi inizialmente è stato veramente veramente difficile. Dopo un paio d'ore però che mi sono abituata a non avere il cellulare, ovvero se non il Nokia 5110, io chiamo cabina telefonica tutti quei telefoni, ma dopo un po' che mi sono abituata a stare senza smartphone è stato un po' come tirare un sospiro di sollievo, anche se devo essere sincera, volevo postare qualcosina su Instagram, non ho potuto rispondere a nessun commento, a nessun messaggio e questo mi è stato veramente difficile. Però d'altra parte mi è sembrato di avere molto più tempo libero e penso che abbiamo un po' perso il fatto di non fare nulla quando non abbiamo nulla da fare. Non so se riuscite a capire quello che intendo, perché quando non abbiamo nulla da fare stiamo irrimediabilmente al cellulare, mentre potremmo invece goderci un po' di tempo libero, anche se sono solo 5 minuti. Questo sicuramente l'ho imparato oggi. Altra cosa di cui mi sono resa conto è che davvero, se non hai questo stacco pazzesco, è difficile rendersene conto, secondo me. Ma chi ha vissuto negli anni 90, anche da piccolo come me, è strano, perché non mi sono resa conto di quanto la tecnologia sia cambiata, di quanto la nostra vita sia cambiata solo in questi ultimi 15 anni, diciamo così, perché veramente, cioè, è cambiato davvero tantissimo, ma vivendolo, ovviamente, essendo una cosa progressiva, non me ne sono resa conto, ma la tecnologia è cambiata tanto, le nostre vite sono cambiate tanto, eppure nel 97, per dire, per me era normale avere quel cellulare, per me era normale non avere internet. Mi sembra ieri, se penso a quando non avevo internet e andavo a casa di una mia amica e mi ricordo che lei chattava e mi sembrava assurdo che lei chattasse con altre persone in altre parti del mondo, cioè per me era una cosa pazzesca. Adesso invece lo diamo per scontato e anche questo è un ragionamento molto importante secondo me, a poca batteria ormai, anche questo è un ragionamento molto importante secondo me, il fatto di poter comunicare con chiunque in qualsiasi momento. Noi diamo per scontato che sia istantaneo parlare con qualcuno che sta in Australia, negli Stati Uniti o in un altro paese del mondo, cioè per noi parlare con qualcuno che sta dall'altra parte del mondo è immediato, mentre non è sempre stato così e me ne sto rendendo conto. E stessa cosa anche il sapere, voglio dire, quando qualcosa non la sappiamo andiamo a controllare Wikipedia 3 secondi, internet 3 secondi. Una volta non era così. Mi ricordo per esempio che per tradurre le canzoni delle Spice Girls avevo il dizionario Oxford, mi ricordo, inglese italiano italiano inglese, e mi traducevo da sola tutte le canzoni. Adesso vai su internet, lyrics, traduzione, oppure Google Translate, e si traduce tutto. Per me non era così e forse il fatto di aver visto entrambi i mondi, cioè essere passata da uno all'altro mondo, mi fa forse apprezzare di più la tecnologia che abbiamo oggi rispetto magari a qualcuno che non sa com'era una volta, ma che dà per scontato che il sapere e la comunicazione veloce sia a portata di mano e rapidissima. Perché davvero, fino a non tanto tempo fa non era così, e per noi era un sogno, almeno quando ero alle superiori no, ma tipo quando ero alle medie per me era impossibile pensare di poter fare una foto con il cellulare a colori. E mi ricordo quando sono usciti i video, per me era impossibile, era una figata per me, poi ho iniziato a fare un sacco di foto. Però davvero, oggi ho capito, non volevo che questo video diventasse una roba proprio seria eccetera, però vi giuro che adesso non lo darò più per scontato, non darò più per scontato il fatto di avere tutto a portata di mano così velocemente, ma soprattutto so che in alcuni momenti, cioè ho capito anche che in alcuni momenti è giusto anche godersi un po' il silenzio e guardarsi un po' attorno, godersi il momento presente, godersi l'ora, l'attimo presente, senza stare costantemente al cellulare. È stato strano filmare questo video, interessante, difficile per alcune cose
è strano. Scusatemi, mi si è scaricata la batteria, quindi ho dovuto mettere la videocamera in carica per qualche minuto. Comunque vi dicevo, la cosa che forse è stata più difficile per me è stato allontanarmi da voi. Cioè non ho potuto appunto postare niente su Instagram, rispondere ai vostri commenti, rispondere ai messaggi. Non ho potuto fare niente di tutto ciò. Infatti probabilmente starete pensando che sono sparito, che sia successo quel no. Semplicemente ho filmato questo video. Però sì, è stato difficile, ma un'esperienza interessante. E soprattutto è stato anche divertente rispolverare i ricordi, guardare il mio vecchio diario, pensare alle Spice Girls, i Tamagotchi e tutte queste cose qua. È stato divertente, mi è piaciuto. Quindi se volete altri video di questo genere, mia family, scrivetemi qua sotto nei commenti. Io adesso vado a nanna, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.